Ragazzotti, ci siamo, terzo appuntamento della serie Arkham City 2024. Ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se mi volete supportare, un bel commentino. Allora, io rischio, e dico la verità, di andare forse un po' troppo sulle lunghe. In che senso? Che io mi sto prendendo bene col fatto dell'enigmista. Io avevo detto che non l'avrei fatto. Missione secondaria, ragazzi, io eviterei come la peste, perché poi io mi imbrago forte, ragazzi, cioè io lo so, e divento un macello. Ragazzi, spero che questa serie vi stia piacendo. Io, dato che so che purtroppo in questo periodo quello che porto non va, perché è il momento storico, è questo qua, sto cercando di chiuderla completamente la serie per poi mettervela comunque tutta, no? Come la serie del Giappone, che sono cose che a me piacciono, che però in questo momento la gente non sta vedendo per X motivi. Quindi dai, andiamo, seguiamo quella principale, va, senza problemi. Le armi ovviamente, raga, fanno veramente danno, veramente forte forte forte. Qualche combattimento ci sta sempre. Vai, però io l'avevo fatto Y, no, l'avevo rifatto Y, Allora, ragazzi, adesso un po' non si scherza più, Via. Ma con calma. Vai così, non si può sbagliare in questo momento, Vai. Aio, ho preso un cazzottone. Dai, l'ultimo. Bene. Ho rischiato. La cosa figa è che dopo che tu finisci, comunque riprendi un po' di vita, eccetera, eccetera. A me sta cosa mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Però dobbiamo andare a potenziare un po' quello che è il nostro Batman. Ovviamente le missioni secondarie ci darebbero una mano proprio per quello. Però noi piano piano ce ne andiamo avanti. Vai, apriamo la porta e andiamo dritti, dritti. Mi sa dal pinguino oggi. C'è da capire anche come fare bene le miniature. Questo è territorio del pinguino, idiota. Meriti di essere fatto a pezzi per essere entrato qui. Che coltellazzo, raga. Indietro. Ah, ok. Ok, ho più o meno capito, ma non credo che ce ne sia bisogno. Cioè, non credo che ce ne sia bisogno di sta roba qua, raga. Sono abbastanza abbastanza convinto. Yeah. Equipaggio Witex sbloccato, un nuovo upgrade lotta disponibile. Del tipo? Del tipo? Che ho sbloccato? Tech? Nuovo movimento a modalità detective? Non lo so. Va bene, non fa niente. Allora, qui che dobbiamo fare? Ah. Il pinguino usa dei sistemi militari per jamming. Devo distruggerli o non riuscirò a penetrare le sue difese. E quindi come faccio? Ah, un derano. No, questa cosa è impazzisco completamente, ragazzi. Ok. È un disturbatore. L'abbiamo buttato giù. La torre di jamming ha 3 terminali collegati. Devo distruggerli tutti e 3 per disattivarla. Raga, ci ho messo un po'. Vi dico, io sto a 15 minuti praticamente di registrazione. Io sta roba ve la dico per farvi capire quanto in realtà non sia facile portare un contenuto del genere, perché comunque io devo cercare di farvelo vedere più piacevolmente possibile. Le missioni sono bellissime, raga, sono veramente belle belle belle. Intanto rompiamo questo, così almeno il pinguino ci rompe di meno i coglioni. Questo era l'ultimo jammer. Ora dovrei poter entrare nel museo. Meno male. Che Dio voglia, che Dio voglia. Allora, ci abbiamo un potenziamento. Attacco implanata. Raga, io continuerei di nuovo l'upgrade con la balistica, perché mi sono reso conto che veramente mi fanno un male pazzesco. Ritorniamo dal pinguino, ma che abbiamo un po' di conti in sospeso. Che diavolo succede laggiù? Frada! Qualcuno vuole rispondermi? Vi ho dato un compito facile facile: installare 2 stupide macchine. Nemmeno questo riuscite a fare come si deve!
Spero che Batman vi abbia rotto tutte le ossa, idioti! Spero che siate lì a terra a cercare di respirare tra costole rotte e polmoni collassati! Quello è uno dei contenitori di Titan che aveva Joker al manicomio di Arkham. Datemela a cosa ci fa perché qui? Perché quando avrò finito con Batman, toccherà a voi! Giù un secondo fa questi, vabbè. Sono tornati. Vai, vai, vai. Ripeto, quelli coi coltelli non sono... questo problema. Vai, vai, così. Non è semplicissimo fare le combo, però. Vai. Vai, io non mi dovete colpire che mi dà molto, molto, molto fastidio. Quindi? All'ultimo gli arriva sempre il cazzottone con le mega galattico. Ma almeno si fanno una dormita. Ascolta segreteria. Che vuoi? Joker. Che? Hai una chiamata. Hai una chiamata persa. Trin trin. Stavo giusto pensando a quando mi è venuto in mente per la prima volta. Vabbè. Lasciamo avanti. Ragazzi, il Joker è veramente che è qualcosa di pazzesco. Allora, stavamo qua. Giusto, questo lo vado a penetrare. Mi apro la porta. E non ci sono problemi. Guarda, eh. A meno che... esatto, che ho disattivato sta roba qua. Urca bestia. Con quale paura me l'ho detto? Allora, ipoteticamente, quando vedete sta roba qua, io non lo faccio, però sicuramente si libera per la catena. Anzi no, questo è per me. Questo è per me. Vai. Li prendo giusto per fare un po' di punti esperienza, raga, Io vi dico la verità. Quanta gente c'è? Indossa una corazza. Dovrò attaccarlo in modo rapido e mirato se voglio distruggere le sue difese. Vabbè, ma non è un problema. B più pestaggio, ok. Ok. Ci speravo. La cosa figa è che Batman se ne fotte sega. Cioè, hai capito? Ah, ok, lui c'ha il coltello. Quindi mi diventa... belle. Simo. Ciao bellezza. Lo coltello la prossima volta, eh. Ok, qua sicuramente è una mega arena, mega galattica. Bellissimo. Ok, quello è un agente. C'era bisogno? Non lo farei se fossi in te. Mostragli che sai fare. Urca. Allora, Batman, cerchi gli sbirri, il ghiacciolo o me? Ero venuto solo bello per Freeze e gli ostaggi. Ma ora credo che dovrò eliminare anche... diglielo, Batman, diglielo! Ma che paura! Diglielo, Batman! Sono certo che tra poco lo vedrai. Cazzato nero. Senti, diciamo che sono un collezionista. Sì. Se qualcuno vuole qualcosa, io ce l'ho. E se non ce l'ho, me la procuro. E fin qua. Eccoti i fatti. Dimmi. Là dietro ho una gabbia con sul tuo nome. C'è okay. Solo da riempirla. E che fortuna. Eccoti qui, nella posizione che volevo io. Sì. Allora, che ne dici? Vuoi fare il bravo bambino e decidere di arrenderti? Ma guarda, non sei più tu a dare gli ordini qui, Cobblepot. Madonna. Speravo che lo dicessi. Guardati attorno.
Questa ciurma di psicopatici implora in ginocchio di unirsi a me. Purtroppo per loro, però, io voglio il migliore. E oggi il migliore è quello che riesce a uccidere te. Forza, sì, ragazze! È l'ora dell'iniziazione! Ma dai, ma non è un problema, non è un problema. Non guardate. Vi pago per ballare, ma per lottare. Per me non è assolutamente un problema, ragazzi. Vai. Vai. Vai così. Guarda le armi che c'hanno in mano Zio Tobia e tutti questi qua. Ma pazzesco. Raga. Vai così. Voglio fare una strage, ve lo dico, eh. Stai per soffrire. Vai. Vai. Lo ucciderai, morirai. Sì, sì, guarda un po'. Guarda un po' che bravi che sono questi. Ragazzi, sono diventato fortissimo, lo dico, eh. Quindi chi è rimasto? Solo questo? Mi ha dato un pugno. Forse lui è il più bravo. Forse lui è il più bravo, Copperbot o Pinguino. Non avresti dovuto farlo, Batman. No, Pinguino, qual è Copperbot? Ancora, con sto ombrello sparacoso. Ora mi costringi a usare le armi. E non è mica giusto. Merda. Merda. Come lo butto giù, sto schifo? Oh, non sembra felice di vederti, Batman. Buona fortuna. Allora, se mi carica... ok. Super stordimento, vai. Ok, pestaggio. Vabbè, non è difficile, dai. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ah, è vero, perché poi lo... certo. È vero. Bellissimo. Ok. Ci sta? Via, 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 via. Abbiamo... Siamo calmi. Vieni, vieni, vieni. Però. Ok, pestaggio. Un attimo, ragazzi. Un attimo, ragazzi. Perfetto. Perfetto. Fai così. E se non erro, lo devo portare. Esatto, da sti pezzi. Via. Dai, due. Tre. Si picchia, questo si va fuori che mi ha rotto i quarti. Ok. Non è andata male, eh. Mamma mia, peggio a te, Donna. Peggio. E non è andata male. Ma per niente proprio. Minchia, il potenziamento me l'accollo tantissimo. Oh, corazza da mischia. Raga, il problema è... Attacco in planata, che cos'è? Calcio in planata. Tieni premuto RT, attacco in planata con calcio in planata bloccato. Questo attacco molto potente permette di eliminare più nemici in una mossa. Per seguire viaggiare in velocità estremamente elevata. E famolo, dai. Che se me l'hanno dato un motivo ci sta. Ok, come ho faccio? Ho trovato il pinguino. E Mr. Freeze ha già individuato la cura? Non ancora. La situazione è drammatica. Il pinguino ha una scorta di formula Titan. A cosa? Come ha rubato il Titan dall'isola di Arkham? Succede qui? I valori della tua tuta sono alle stelle. Benvenuta, Oracle. Alfred, per favore, aggiorna Barbara. Certamente. Ma... A più tardi. Ok. E questo, sì, va bene, non è che mi interessa tantissimo. E ci siamo. Siamo, ci siamo, ci siamo. Pure Mr. Freeze un po' me lo ricordo. È fighissimo, ragazzi. Fighissimo. Resta dove possa vederti, Batman. Non immagini quanto si sia battuto il pupazzo di neve. Comunque, ho preso quello che volevo. E solo questo importa. Resta fermo, figliolo. Che testa di cazzo. Lui lo odio proprio.
No! No! Cioè, lui mi dà proprio fastidio. Quando avrai finito qui, vieni pure a trovarmi all'Iceberg Lounge. Così potrò batterti di nuovo. Lui mi nervosisce in una maniera incredibile. Qui, per favore. Ok, perché so che se tocco per terra schiatto malissimo. Ci provo? Aiuto, aiuto, per favore. Il ghiaccio è instabile. Dovrò muovermi lentamente. E fin qua. Qui, per favore. Un attimo. Aiuto, aiuto. Cioè, avete capito quanto è figo sta roba, raga? Cioè, è bellissimo, ragazzi. E poi sta gente, ne è che è piccolissimo, eh. Ok. Qui sarai al sicuro. Grazie. Sei del 13° distretto? Dov'è la tua squadra? Ce ne sono altre due qui dentro. Il pinguino li ha congelati, poi ha attaccato me. Sono scappato e... hai visto quello che è successo? Li prenderò. Aspetta qui e cerca di scaldarti. Ho capito, ma cocché? Cocché si scarda sto cristiano? Ok, allora. E qui è comunque particolare, eh? Ah, ok. Densità del ghiaccio ce la dovrei fare, no? Quanto può essere? Scusa, Batman, ma non ti ho presentato il mio amichetto. Ecco Tiny, che immaginava che questo bel visione fosse tanto utile. Oh, io no di certo. È un tricia rifiuti con le pinne. Qualsiasi cosa butti nella vasca sparisce. Problema. Sono molto contento. Veramente tanto. E direi basta. Ce ne andiamo. Qui. Sono qui. E l'ho capito. Un attimo, tesoro bello. Ti voglio ricordare che c'è un fottutissimo squalo. Salve, Batman. Mi senti? Ma certo che sì. Ho preparato una sorpresina per il tuo pattinaggio sul ghiaccio. Digli come ti chiami. Sì, crepa. Ancora energie da vendere. Bene, allora facciamolo urlare. Lo senti questo rumore? È il suono delle dita di un agente infiltrato mentre vengono congelate. Ok, vengo qua. Ragazzi, ragazzi, stiamo andando, il problema... il problema è che loro non possono passare. Una specie di computer. Esatto, perché loro se la... loro se la squattavano, no? Ciao, ragazzi. Ma come ha fatto? Hai detto che non sarebbe... Ciao, bellezze. Com'è, secondo voi? Mamma mia, le botte questo che prende. Via qua, va. Via qua, va. A te una carezza e a te un'altra carezza. E via. Ok, ragazzi. Ok, spero di farvelo vedere un pezzetto prima, perché ci sta un botto fighissimo sto gioco, raga. Io ti taglierò a fettine. E sono molto contento. Ok. Ci sta. Perché non muori? La stessa domanda potrei fartela io. Ok. Ti ucciderò. Mamma mia, raga, quanto fregate forte. Oh. Sembri forte. Ma non lo sei. Ti ucciderò. Ma io sono forte. Il problema è che... ecco, siete un po' troppi. E levate, va. Ok. A lui lo dovrei interrogare, probabilmente. Giusto? Finirai a brandelli! Con calma.
Perché a lui... Esatto, ti voglio interrogare, zio. L'enigmista parla. Prendo punti. Cavolo. Ok, lo aiuto soltanto. Grazie dell'aiuto. Vedi, vabbè. È a posto. E quindi, scusatemi, ma sto poraccio, ma come posso aiutarlo? Forse qua, comunque già sto a 50 minuti di registrazione, non so quello che vi faccio vedere. Ah, ok, microonde, sei un bastardo, pinguino. Ma poveraccio, raga, poveraccio. Poveraccio. La cura di Joker, dov'è? Dimentica il clone. Voglio Cobblepot alla mia tuta. Le mie armi. Lo ucciderò per ciò che mi ha fatto. Il pinguino è mio. Ora concentrati su quella cura o moriranno degli innocenti. Tu non capisci. Non posso ultimare il mio lavoro senza. Io devo averla. Tutto dipende da questo. Tutto. La moglie, no? Il pinguino si difende con la tua arma congelante. Come faccio a superarla? Ti sembro uno stolto. Perché dovrei dire... Perché? Perché se non riesco a superarla, non potrai riavere la tua tuta. Pensaci, Victor. Ti vedo male. Se te ne andrai, che ne sarà? Ecco fatto. Lascia mia moglie fuori da questo, Batman! Non farti ingannare dalla situazione. Noi non siamo amici. Ecco fatto. Non è giornata per farmi pressioni, Victor. Fermo! Mamma mia. C'è un overlay di sicurezza dentro la tuta che impedisce di usare le mie armi contro di me. E come ha funzionato con te? Perché non vai a recuperare l'overlay di sicurezza e trovi da solo un modo per fermarlo? È stato un piacere, Victor. Continua a pensare a quella cura. Ti riporterò la tuta. Che stronzo delle volte, Batman. C'è da dire che si sa far rispettare il ragazzo, eh? Il ragazzo si sa far rispettare. Quindi, praticamente, dobbiamo tornare indietro e dobbiamo andare a fronteggiare il pinguino. Quindi, raga, io credo che questo appuntamento possa finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. E chissà perché, io già mi immagino che qua... Il ghiaccio sta cominciando a sciogliersi. Ma il problema non è questo, Batman. Il problema è lo squalo. Ne sono convinto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao, raga. La vedo grigissima.